Grazie Presidente, e innanzitutto vorrei fare un ringraziamento particolare alla Giunta, alla Sindaca, all'Assessore Frongia, perché la condivisione che si è realizzata in questi mesi di dibattiti in commissione e in queste due lunghe sedute in aula è stata possibile anche grazie al sostegno che la Giunta appunto ha dato a questa modalità. E ricordo, ecco, che in passato abbiamo visto anche regolamenti essere approvati con atti di giunta senza prima essere discussi nelle commissioni. Invece questa trasparenza e questa condivisione che c'è stata, secondo me, è molto importante. Ringrazio in particolare l'assessore Frongia che è sempre stato presente e allo stesso tempo, appunto, ha reso possibile questo dibattito. Questa di fatto è una delibera che nasce come una proposta di iniziativa popolare, è stata elaborata nell'ambito degli incontri con gli operatori e poi è stata integrata per tener conto delle proposte delle opposizioni, è stata emendata per superare delle irregolarità tecnico-amministrative rilevate dagli uffici. A tal proposito, ringraziare anche gli staff della Commissione Sport, dell'assessorato e il Dipartimento tutto, dal direttore ai funzionari, che come abbiamo visto hanno lavorato intensamente alla redazione e ad arrivare al testo nella versione definitiva che abbia i pareri favorevoli. E infine le opposizioni, naturalmente voglio ringraziare, che hanno contribuito con numerosi emendamenti e subemendamenti. Abbiamo votato favorevolmente quelli che avevano i pareri favorevoli e abbiamo recepito nell'ordine del giorno quelli con i pareri contrari. Queste misure si inseriscono in un contesto che abbiamo detto ha oggettivamente dei vincoli, in particolare il codice dei contratti, sul quale più volte abbiamo chiesto un intervento per rivedere gli appesantimenti burocratici ai quali costringe gli enti locali e lo scarso riconoscimento del valore sociale delle attività sportive. Tenuto conto di questo contesto, Roma oggi si dota con questa delibera di uno strumento innovativo che permetterà ai concessionari di investire per realizzare delle migliorie, per adattare gli spazi al rispetto dei protocolli sanitari e per compensare le perdite economiche che hanno subito. E il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie.